batterie cariche. Abbiamo già una serie di valvole su questo tavolo, insieme al nostro ospite Jux, che ci allieta con la sua presenza. E quindi, siccome abbiamo questa idea di fare qualcosa con le valvole, e siccome io, che sono un coglione, non ho mai fatto nulla con le valvole se non riparare delle cose a valvole, come questo TV a valvole, avendo noi le valvole, abbiamo pensato, facciamo con le valvole qualcosa che usi le valvole. Quindi abbiamo provato alcune valvole. E ci siamo detti, è venuto il momento di costruire un amplificatore a valvole. Giusto? E così facendo, ci siamo detti, qual è l'amplificatore più semplice da costruire con una valvola? Ora abbiamo lo schemino che ci fece Nicola Giampietro, per valvolizzare l'audio in questo TV a valvole, inserire l'audio a valvole in modo da avere con le valvole il suono delle radio a valvole qui nelle valvole, ma abbiamo cercato diversi schemi e abbiamo trovato questa contrazione di cagata vomitata che usa una valvola della fibra che dovessi darmi. Dammi questa cazzo di valvola prima che mi girino i coglioni. Ecco, la 45. E c'è sto schema, ci siamo detti, wow, che semplice. E poi abbiamo visto, semplice il cazzo, perché vuole un meno 45 volt per il bias. E quindi niente. Poi abbiamo guardato anche quest'altro schema, che è uno schema di una fonovaligia, che però non si capisce un cazzo, non si legge un cazzo, perché ogni volta che pubblicano gli schemi lo pubblicano a risoluzione buco di culo, e quindi non si capisce nemmeno, non si capisce un cazzo. Però il problema è che vuole più 260 meno 250, e quindi già diventa complicato gestire questa cosa, almeno per me che non ne capisco un cazzo. Poi abbiamo trovato questo ECL86, simpatica valvolina. Morirò di allergia. Simpatica valvolina che vuole solo 260 volt. Qui questo trasformatore ce l'abbiamo, queste ne abbiamo tre di valvoline, siamo a posto. Morire di allergia, è l'unica soluzione per guarire dell'allergia, è morire di allergia. Adesso abbiamo questo schema che noi seguiremo, e quindi ci serve questa componentistica. Dobbiamo andare a cercare i componenti. Allora, vediamo un po'. Potenziometri. Io ho un cassetto con scritto potenziometri, ma questi... oddio, questi sono similaun. Sono simili al similaun. Vediamo se trovo... Mi dice 100 kOhm. Io glielo metterei anche di più. Questo non è un potenziometro. Questo è un cacatometro. Questo è un merdometro. Lesa. Questo è della Lesa, quindi è leso. Da quanta sarà? 100 kOhm, perfetto. Quindi questo sembra anche strano ma buono. Questo è merda. Questo è un doppio fecal. Io mi ricordo di avere altri cassetti con dei potenziometri giganteschi, ma non so dove sono. I potenziometri io ce li ho in qualche scatola di componenti. Bene, ho deciso di ignorare questo problema. Poi resistenze, 10 megaohm, 1 megaohm, 150 ohm, 1 kOhm. Allora, 150 R. Cosa vuol dire R? Io non capisco. Decreto che siano entrambe da 150 ohm, e quindi guardiamo il cassetto delle 150 ohm. E abbiamo delle resistenze effettivamente da 150 ohm. Ne prendo due a caso. Ora, io ho queste resistenze che sono al K-carbone e so già che i valori di queste resistenze sono tutti più alti. Me ne sbatto, ne prendo atto e me ne sbatto. Il motivo per cui dovrò verificare tutti questi componenti è sicuramente buttare via le resistenze al carbone, perché sono vecchie. Allora, 1 megaohm e 10 megaohm. Andiamo a vedere. 1 megaohm. In quantità, forse il wattaggio è un problema, non fa nulla, le vedremo bruciare con gioia.
10 mega ohm, ecco qua, cassettino 10 mega ohm, guarda che belle queste, bella da 10 mega ohm, vaffanculo. Poi, che cosa abbiamo ancora? 220 kilo ohm, no, sì, 220 kilo ohm, non 2,2 kilo ohm, coglione, 220k, eccole qua. È bello avere le cose, hm? Non trovi che sia bello? Che non devi diventare scemo e cretino per cercare un componente. Sì, è molto salutare. Ora, 10, 150, abbiamo preso un mega, 150, un kilo ohm. Resistenza da 1k e abbiamo il cassettino dei k. E per rimanere in tema, dovrebbe essere marrone, nero, rosso. Questo è giallo, marrone e rosso, sì, vaffanculo. Mi pare che le abbiamo tutte. Adesso dobbiamo passare alla 270 ohm 2 watt. E questa 270 ohm. 270 ohm con la maledizione al creatore. Ma io qua già percepisco 2 watt. E come vedi questa è grossa. E quindi io deduco che questa sia da 2 watt. E casomai ce ne mettiamo una al cemento. Resistenze al cemento. Il cemento dell'armonia e dell'invenzione. Ah, siamo adesso ai condensatori. Quindi abbiamo un 10 nanofarad, e questo è anche un 33 nanofarad, mi sembra di capire. 10 nanofarad, 630 volt. Eccolo qua. Se riuscissi a prenderlo, non fossi un coglione. 10 nanofarad. 33 nano. 33 nano. Ma quello non è critico, e quindi gli metto un 47, perché è l'ingresso dell'audio, e gli metto un 47 nano come ingresso audio. Li perdi se finiscono lì dentro, e ti avverto, e poi sarò costretto a terminarti. Poi 33, 10, ora ci vogliono gli elettrolitici, 22 microfarad e 100 microfarad. Ora il 22 microfarad deve essere per forza di alta tensione, quindi andiamo qua, andiamo negli elettrolitici, nuotiamo nella scatola degli elettrolitici e cerchiamo un 22, ed ecco che, beh, questo è un 33, cosa fai? Questo è un 120, questo è un 68, questo è un 22 microfarad, 450 volt nuovo, e lo metto qua. Sicuramente da 400, perché va attaccato alla, al lato alimentazione, che mi sembra sia... Oh cazzo, ti ho distrutto l'opera d'arte, vaffanculo, perché va su 260, sì, e ammazza. 100 microfarad qui, su qua, però qua c'è questo pirlo che è connesso qua, potrebbe essere sulla 260, io non capisco questo schema. Va bene, me ne sbatto, e cerchiamo un 100 microfarad, che potrebbe essere da... Io per sicurezza gliene metto uno da 400 volt, se lo trovo. E poi, casomai, 100 microfarad, 400 volt. 100 microfarad, 400 volt. Questo è un po' più grandicello. Questa è una marca infima. Ok, useremo quello. Probabilmente qua va bene un 63, un 100 volt, ma... me ne intendo abbastanza, quindi per adesso gli mettiamo quello. Poi servono gli zoccoli, che ne abbiamo plenty, e le valvole, quindi scatola numero 5, in base al nostro archivio dovremmo averne 3, e immagino che siano queste, che non so. PCL, no, questa è una PCL 80 qualcosa. Tre insieme saranno queste. Mm-hmm. Potrebbero, vero? Essere. Se riuscissi a prenderle. Sì. ECL 86. Le tiriamo fuori entrambe. Entrambe? Ecco, già spaccato tutte le valvole, io pestando fortissimo. A questo punto dovremmo avere tutta la componentistica necessaria per realizzare questa cosa. Il trasformatore. Eccoli qua, già pronti, belli e pronti. Abbiamo altoparlante,
In realtà questo qua è molto basso, quindi questo è un basso parlante. Che ridere. Trasformatore alta tensione e trasformatore di uscita audio. Siamo pronti, siamo proni. Devo fare solo io un'inquadratura. Tu stai facendo cose che... No, non tocco la... Mi tremano le mani. Non tocco la serigrafia. Molto bene, ora procederemo alla realizzazione. E qui potete vedere come lavora un professionista di YouTube. Vi consiglio di andare a vedere il suo canale, perché troverete delle cose filmate veramente bene e non del ciarpame arraffazzonato come quello che sto girando in questo momento. Vabbè, però ha il suo fascino anche quello. Sì, però qua c'è veramente la professionalità di apparecchiature come si deve, ma soprattutto usate come si deve, quindi le riprese fatte bene con criterio e non le riprese di un cazzaro come me che usa quello che ha totalmente a cazzo. Però dai, ci siamo, abbiamo messo a posto tutti i componenti che useremo qui sul tavolo e che sono questi, e accendiamo questa cosa. Accendo la cassa. 300 volt, attenzione, sono un po' tanti. Togli. No, perché? Ormai 315. Valvola accesa, filamento acceso, vedi? E niente suono. Bene. A questo punto possiamo iniziare accendendo così. Ma gli diamo direttamente la musica. Ma sì, dai. Qui dovrei aver caricato musica no copyright. Se non... E non entra. E il jack non entra. Ma perché tutte a me? Perché? Non entra. Non entra il jack. Ho usato fino all'altro giorno. E non entra il jack. Vediamo questo. Questo ovviamente è scarico, perché sono tutti scarichi. Perché? Perché non farmi parlare, va. Forse l'unico che possiamo usare è... Perché Apple vince. Alla fine Apple vince sempre. Non c'è niente da fare. Ok, siamo riusciti a collegare questo e adesso io vado. Vado, eh? Aspetta, però mi va bene, vaffanculo alla tensione al contrario. Toh, l'ho acceso. 66 volt, 68, 79. Veramente bassa la tensione, come mai? È bassissima proprio anche lì. Però aumenta nel momento in cui... Sta aumentando, eh? Sì, lo so. Che in teoria si sta scaldando la valvola, però c'è troppa poca tensione secondo me. E poi logicamente si è spento l'iPhone, l'iPod qua, come cazzo si chiama. E qua non si ode nulla. Il nulla! Ma non vedo il filamento acceso, non ce la fa. Ho saltato le resistenze e adesso gli do direttamente la 220. Ecco. Flescione, siamo a 316 volt, un po' tanto. Ora sì che il filamento si sta accendendo e si vede. E sento cose. Beh, se qua però sto ai cazzo mi facesse il favore di ai cazzare, non si sente niente. È un interessante risultato. Però siamo a 180 volt adesso, è sceso.
Funziona. Funziona, ma qualcosa si sta bruciando irrimediabilmente, secondo me. L'errore è non fidarsi. E non fidarsi mai. Facciamo questa inception di riprese su controriprese. Perché io, non fidandomi, mi sono detto, io ci metto un condensatore di disaccoppiamento. Che è questo. Che in realtà non serve, perché va su una griglia, che la griglia di per sé è flottante. Quindi che cazzo disaccoppio? Poi con un condensatore di valore infimo. E quindi mi sono detto, ok, vaffanculo alla ponticella e vediamo che succede. Ed ecco che succede. Che io alimento, e ottengo la vittoria del socialismo lui. Questa è musica mia, quindi non c'è copyright. Notevole. Certo, se fossi ancora capace. Ma veramente non mi ricordo più un cazzo. È una cosa incredibile.